Princess Wild Bip lungo la corda. C'è l'errore del numero 3 Platinum Plus. Viene squalificato Platinum Plus, Pisananoff attacca Princess Wild Bip e passa sulla rivale, in terza posizione lungo la corda Palaia, impiegata Pisananoff all'avanguardia, 13-6 il lancio, Pisananoff in vantaggio, in seconda posizione Princess Wild Bip, poi a largo anche Parvenu e Presto AS, 28-8 il quarto iniziale. Passaggio davanti alle tribune con Pisananoff avanti a Princess Wild Bip, all'esterno Parvenu, lungo la corda Palaia, in fuori Presto AS, poi ancora Paolita avanti a Potere del Nord, quindi Panama DVM e lontana Petronilla Fallosa prima dello stacco. Seconda e penultima piegata con Pisananoff che continua a cadenzare andatura con 31,2 di seconda frazione, 1,15 la media per i primi 8 completati in un minuto secco. All'avanguardia Pisananoff, nella sua scia Princess Wild Bip, sempre scoperto a largo Parvenu. Si arriva al completamento del giro in 1,14,9, Pisananoff in vantaggio su Princess Wild Bip, poi Parvenu, quindi Palaia in fuori Presto AS, intanto in coda sbaglia e viene squalificata Petronilla lungo l'arco della piegata, Pisananoff all'avanguardia, 29-6 la terza frazione, sbaglia il numero 6 Parvenu, in vantaggio la squalifica per Parvenu, allunga Pisananoff, anche Potere del Nord a tabellone, Pisananoff che allunga su Princess Wild Bip, poi Palaia a centropista, quindi Presto AS, in chiara evidenza Pisananoff, si avvicina Palaia, poi Presto AS e questa volta non sbaglia, Pisananoff su Presto AS, Palaia all'interno, poi Paolita e Princess Wild Bip, successo dunque del numero 2 Pisananoff, allevata da Fabrizio Nogara, di proprietà del signor Roberto Cavagna, per il training di Giovanni Pulici e la guida di Massimiliano Castaldo.